Grazie, innanzitutto grazie a tutti, vi chiedo l'applauso più grosso, fatelo a chi gratuitamente si è preso 3 o 4 giorni di ferie, non per andare in Sardegna ma per preparare la polenta stasera, per pulire i tavoli, e sono là in cucina ed è la forza della Lega. Grazie a tutte le volontarie e a tutti i volontari. E poi stasera vi rubo solo 10 minuti, ma non per fare un comizio, per trasmettervi le mie sensazioni da segretario della Lega, da persona normale, da papà, del perché stiamo facendo quello che stiamo facendo, proponendovi quello che faremo, impegnandomi nero su bianco, e chi sta registrando col telefonino quando saremo al governo, se non faremo quello che diciamo, avrà tutto il diritto di venire qua a Pinzolo a dire: ma tu quella sera avevi detto che la Lega avrebbe fatto 1, 2, 3, 4, 5 cose, se non le faremo siete i primi a venirci a tirare le orecchie. Quello che stiamo facendo lo stiamo facendo, almeno io personalmente, soprattutto per i tanti bambini che io vedo qua anche stasera, per lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti una terra normale, non eccezionale, ma normale. E normalità vuol dire che non è possibile, che non è possibile, anche se non è nostra competenza, fatemela fare questa riflessione, che settimana scorsa, durante una messa fra Treviso e Belluno, il parroco abbia vietato agli alpini di recitare la preghiera dell'alpino, perché parla di difesa dei confini e difesa della nostra civiltà. E settimana scorsa a Roma abbiamo visto un capo clan seppellito con tutti gli onori, con gli elicotteri, con le carrozze, da un altro parroco. Tenete gli alpini in chiesa, non i mafiosi. I mafiosi devono stare fuori dalla chiesa, devono star per conto loro, perché questo è un cappello che io non indosso per rispetto, perché non ho fatto l'alpino, ho fatto il fante. Ma uno Stato, un paese che dimentica la sua storia, i suoi sacrifici, perché qua 100 anni fa c'era la prima linea, c'era il confine per la prima guerra mondiale, rispettando i caduti sia dell'una che dell'altra parte, che combattevano a Pinzolo, combattevano in Val di Genova in difesa della loro comunità. E non è possibile che ci siano state centinaia di migliaia di morti che portavano con onore e con orgoglio questo cappello, perché non passasse lo straniero. E oggi lo straniero lo andremo a prendere a casa sua e lo mettiamo in albergo. A cosa è valso questo sacrificio? Perché a Pinzolo, perché stasera, se voi passeggiate per il viale principale di Pinzolo, andando in giù, trovate per terra delle lastre con i nomi di decine di città del mondo che hanno ospitato dei lavoratori trentini, dei Moleta, della gente che ha portato sacrificio e fatica, ma che andava là e non pretendeva colazione, pranzo e cena pagata, come qualcuno viene qua e poi ha pure il coraggio di lamentarsi. Ma voi li vedete in televisione questi che scapperebbero dalla guerra? Sono più robusti di tutti voi messi insieme e rompono le palle se mangiano le lasagne per 3 giorni di seguito, perché vogliono un menù diverso. Se non ti piacciono gli spaghetti, prendi il primo barcone e torna a casa tua a mangiare quello che vuoi. Nessuno ti obbliga a stare qua. Porta rispetto a chi ti dà rispetto, altrimenti a casa. Quello che faremo quando andremo al governo, dicevamo, sono cose normali. La prima legge
che io vorrei cancellare e cancelleremo, se ancora non sarà stata cancellata da questo governo infame, è una delle leggi più maledette mai votate dal Parlamento italiano, perché non passa giorno che io non incontri per strada 10, 20, 30 persone vittime di questa legge, che hanno perso 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni di vita. Via la legge Fornero e via anche la Fornero, su un'isola deserta pure lei, perché non è possibile, non è possibile. Dalla sera alla mattina, questa è la sirena per la Fornero, questo no, vabbè. La Val Rendena è una valle accogliente, mi auguro che se la signora Fornero passasse da qua voi la inviterete a tirare dritto e ad andare altrove, perché penso che di danni ne abbia fatti abbastanza. E a dimostrazione del fatto che non mi interessano le bandierine della Lega, io è un anno che ho detto prima a Renzi e poi al presidente Mattarella che ho incontrato a luglio, gli ho detto: presidente, invece che far discutere il Parlamento, io leggevo in questi giorni la signorina Boschi che era sculettante in vacanza, che diceva che porteranno a settembre in Parlamento due leggi importantissime, quelle per dare la cittadinanza ai figli degli immigrati e quella sui matrimoni omosessuali. Ora, porta una legge anche del PD che però sancisce un principio normale. Dopo 40 anni di lavoro, perché da queste parti c'è anche gente che ha cominciato a lavorare a 14 anni, dopo 40 anni di lavoro andare in pensione è un diritto, non è un privilegio, ma è un diritto. Non puoi portare la gente a morire sul posto di lavoro, anche perché altrimenti i giovani quando è che cominciano a lavorare? Se tu costringi uno a lavorare fino a 70 anni, i ventenni di oggi quando è che cominciano a lavorare? Via la legge Fornero, via un altro strumento di tortura fiscale che sta massacrando milioni di italiani, via gli studi di settore che non servono più a un accidente. Non può essere lo Stato a decidere quanto hai guadagnato tu quest'anno o tu quest'anno, in base al magazzino, in base ai metri quadri del negozio. E se vai dal commercialista e gli dici: io quest'anno non solo non ci ho guadagnato, ma ci ho rimesso, magari il commercialista ti dice: guarda, però siamo in Italia, dammi retta, tu dichiara che hai guadagnato e paga le tasse su quello che non hai guadagnato, altrimenti ti arriva la finanza in casa a rompere i coglioni e qualche cosa te lo trovano. Non è normale, non è normale. Se hai guadagnato paghi. Magari la finanza oltre che andare a controllare il panettiere e il fruttivendolo di Pinzolo, vada a controllare, questo lo chiederemo quando saremo al governo, tutte le migliaia di false cooperative che sfruttano i lavoratori a 3 euro all'ora senza pagare le tasse che dovrebbero pagare e che pagano tutte le imprese normali. Così funziona. E in un paese normale non puoi chiedere il 60% di tasse, ma qua si sono inventati l'IMU sulle funivie. L'anno scorso si sono inventati, fanno pagare l'IMU alle cabine della funivia. Cioè, questa funivia che c'è qua di fronte a noi, stante alla legge del governo Renzi, e non è viva la funivia, avrebbe dovuto pagare 300.000 euro, il che vuol dire che avrebbe licenziato un po' di gente. E il comune di Pinzolo, guarda caso, governato da gente normale, con un assessore della Lega, ha detto: no, non è giusto, quella funivia l'IMU non la paga perché noi non vogliamo perdere posti di lavoro. Ma questo per dirvi che non sono normali. Si sono inventati l'anno scorso l'IMU sui terreni agricoli, un settore già in crisi.
stanno mandando cartelle esattoriali che scadono il 31 di agosto a 2.000 aziende agricole in tutto il nord che rischiano di chiudere. Dal mio punto di vista, noi siamo quello che mangiamo. L'Europa ci dice che si può fare il formaggio anche senza latte, ma con latte in polvere. Se lo mangi la Merkel il formaggio con latte in polvere, qua il formaggio lo facciamo con latte vero e il vino con l'uva. E se questa è l'Europa, lo dicevo a una giornalista tedesca che è qua, se questa è l'Europa, se l'Europa è quella del latte in polvere e degli immigrati, noi ne possiamo fare a meno di questa Europa e di questo euro. Non ce l'ha ordinato il dottore di morire di Europa. Un paese normale rispetta chi porta una divisa. Un paese normale difende la sua polizia e i suoi carabinieri. Altro che il Parlamento che approva col voto del PD e dei 5 Stelle il reato di tortura psicologica in base al quale il primo delinquente può denunciare il poliziotto o il carabiniere che l'ha arrestato se si è sentito psicologicamente maltrattato. Ma voi vi rendete conto? Se c'è uno spacciatore qua fuori e durante l'arresto si sbuccia un ginocchio, potrebbe denunciare il poliziotto o il carabiniere perché si è sbucciato il ginocchio? In un paese normale, se durante l'arresto questo si sbuccia il ginocchio, io do la medaglia al carabiniere e gli sbuccio l'altro ginocchio, e questo ci pensa altre due volte prima di rompere le palle al prossimo. Provate ad andare in Svizzera o in Austria a prendervela con un poliziotto o un carabiniere e vedete quanto durate. In un paese normale, tra poco è il 6 settembre, e il 6 settembre noi passeremo da Bergamo, perché c'è in carcere a Bergamo da un anno un geometra. In carcere a Bergamo da un anno c'è un imprenditore edile che è stato condannato a 6 anni di galera perché durante l'ennesimo tentativo di furto ha sparato e ha ammazzato il rapinatore albanese che stava entrando in casa sua, ed è stato condannato a 6 anni di galera. Quando noi torniamo al governo cancelliamo il reato di eccesso di legittima difesa, perché se entri in casa mia è affare tuo quello che rischi, è un problema tuo quello che rischi. Non può esserci l'imprenditore in galera che ha dovuto risarcire con 200.000 euro la famiglia del rapinatore morto. Ha dovuto dare 200.000 euro ai familiari albanesi del ladro morto. Ma con questo non voglio dire che noi vogliamo che la gente vada in giro armata e farsi giustizia da sola, no. Io da parlamentare potrei avere il porto d'armi, ma non lo voglio e non lo vorrò. Però se entri in casa mia, se entri nella mia proprietà, se metti a rischio la vita di mia moglie o dei miei figli, se esci steso è un problema tuo, perché la prossima volta te ne stai a casa sua, la prossima volta ci pensi due volte, lavori come gli altri e non rischi niente. In un paese normale, per alcuni reati particolarmente odiosi, e secondo me fra i reati più infami c'è quello dello stupro, della violenza sessuale e della pedofilia, in un paese normale uno che mette le mani addosso a una donna o a un bambino non è recuperabile. E io ti metto in galera, ma ti impedisco di farlo per la seconda volta, perché con la castrazione chimica ti passa la voglia per il resto dei tuoi giorni di mettere le mani addosso a una donna o a un bambino. Altro che rieducazione.
Come fai a rieducare un pedofilo e che poi magari con la giustizia che c'è in Italia dopo 3 anni è di nuovo in giro? Sono cose normali, sì, sono cose normali. Dicevamo prima, ognuno è libero di vivere la sua vita privata come vuole. Nessuno deve essere discriminato per le sue scelte, per le sue idee, per i suoi gusti. Uno può essere eterosessuale, omosessuale, trans, lesbica. Ognuno è libero di fare quello che vuole in casa sua senza essere discriminato. Però se noi vogliamo che Pinzolo o Genova ci siano ancora fra 50 anni, io 2 paletti li metto nel rispetto delle scelte di tutti. Il matrimonio si fa fra l'uomo e la donna e il bimbo viene adottato se ci sono una mamma e un papà. Il resto è libertà del singolo, però non può funzionare al contrario. Che se sei eterosessuale e fai dei figli sei quasi strano. Va quelli là che strani, mamma e papà con un figlio, va che gente strana. E poi c'è qualche persona poco normale che vorrebbe mettere nelle mani di bimbi di 6 anni dei manualetti gender che spiegano che non c'è differenza fra il maschietto e la femminuccia, e vorrebbero spiegare l'educazione sessuale alle elementari e spiegare a bambini di 7-8 anni a come toccarsi i genitali. Se una maestra facesse una roba del genere con mio figlio, vado a scuola e gli tocco la faccia, altro che genitali, perché quelle sono cose che spettano alla mamma e al papà, alla famiglia. La scuola insegni magari un po' di educazione civica e insegni tutti i crimini del mondo, i crimini del nazismo, i morti per mano del fascismo, ma magari anche i crimini del comunismo, i morti delle foibe, che dei libri di scuola sono scomparsi e che nessuno si ricorda di insegnare. Sono cose normali. È questo che vorrei dirvi. Io oggi ero a spasso per Pinzolo, io ci vengo da quando ho 1 anno, perché questa secondo me è la valle più bella del mondo, con rispetto per tutte le altre montagne del mondo, e ce l'ho nel cuore. E ho la zia che riposa al cimitero di Strembo, la cugina che è qua ospite a Pinzolo, e i miei nonni mi ci hanno portato da quando avevo 6 mesi a Caderzone. Quindi ho imparato anche cosa significa il rispetto, cosa significa il volontariato vero, essere vigili del fuoco volontari, essere parte della protezione civile, del corpo degli alpini. Sotto questo tendone non c'è gente egoista, non ci sono razzisti. Io non so se siate cristiani, cattolici, buddisti, induisti, non mi interessa. Io l'ho detto in un'intervista al Corriere a Ferragosto, io sono l'ultimo dei buoni cattolici, sono un peccatore dell'accidente, quindi non ho niente da insegnare a nessuno. Non sono io che litigo col Papa, chi sono io per litigare col Papa? Soprattutto in una terra che ha visto un grande uomo come Giovanni Paolo II salire sull'Adamello, cosa volete che litighi io col Papa? Sono l'ultimo. Però se c'è qualche vescovo, o meglio, se c'è qualche comunista travestito da vescovo prima di Carnevale, che viene in Trentino e dice che bisogna accogliere tutto il mondo, se no siamo cattivi, siamo brutti, siamo razzisti, io gli rispondo non con le parole di Matteo Salvini, che ripeto è l'ultimo, ma con le parole di altri grandi uomini di chiesa, con le parole di Monsignor Maggiolini, di Monsignor Biffi, che dicevano carità, misericordia, accoglienza, ma con dei limiti, con dei numeri e con delle regole. Perché ospitare 1.000 immigrati è un conto, ospitare 10.000 immigrati è un conto, far sbarcare centinaia di migliaia, non di profughi. Perché quello che mi fa imbestialire è che poi in Italia, quando succede il casino, tutti si accorgono, ah, c'avevano ragione quelli là. Noi stiamo riempiendo mezza Italia, e non uso parole forti io, uso le parole dei servizi segreti di mezzo mondo,
noi stiamo riempiendo le città di mezza Italia di decine di migliaia di potenziali delinquenti e terroristi. E io non voglio avere per boccino di casa un delinquente e un terrorista, perché a scappare dalla guerra teoricamente nella storia dell'uomo abbiamo sempre visto in prima linea le donne e i bambini. Dove sono le donne e i bambini che scappano? Questi c'han tutti 25 anni, c'hanno il telefonino, il cappellino, l'orologino e le scarpe di marca. Questi non scappano da nessuna guerra nell'80% dei casi. Ragazzi, io sto dalla parte di quella chiesa che parla poco e fa tanto, la chiesa delle missioni. Quanti trentini danno i loro soldi per le adozioni a distanza? Ma com'è che adottare un bambino a distanza costa 2 euro al giorno e mantenere un adulto qua costa 35 euro al giorno? C'è qualcosa che non funziona, c'è qualcuno che ci mangia, c'è qualcuno che ci mangia. Altro che bontà. Io sogno un paese accogliente, solidale, ma vale come per il dono del sangue. Molti di voi andranno a donare il sangue, come faccio da quando ho 18 anni, ma quando vai a donare il sangue ti tirano fuori 400 cc, una lattina di Coca-Cola di sangue, per aiutare qualcuno magari malato di tumore o che ha avuto un incidente stradale, perché non ne puoi dare di più. Perché se arrivasse un vescovo che ti dice: Salvini, che egoista che sei, solo una lattina di sangue, ne devi donare 3 litri. Ma se uno dona 3 litri di sangue è morto. Doniamo quello che riusciamo a donare compatibilmente con le nostre possibilità. Abbiamo 9 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà, che non ce la fanno a pagarsi tutto il riscaldamento in inverno. Con 9 milioni di italiani sotto la soglia di povertà, prima se ho 1 euro a Pinzolo, a Milano, a Bologna, a Genova, prima quell'euro lo do a quelle famiglie là. Poi quando saremo tornati a crescere, aiutiamo tutto il mondo. Ma io preferisco aiutarli là. Il 29 settembre, io che sono brutto, cattivo e razzista, prendo l'aereo, me lo pago e con alcuni imprenditori vado in Nigeria a chiedere ai ministri della Nigeria come possiamo aiutare quella gente là, a non scappare da là, a vivere bene là, perché questo è il futuro dei popoli, vivere bene. Non puoi sradicare la Varrendene e mandarla sul lago di Garda, perché si incazzano quelli della Varrendene e si incazzano quelli del lago di Garda. Fai in modo che la gente stia bene dove ha le radici. È questo il dubbio che mi viene, che vogliano toglierci le radici sotto i piedi, la lingua, le tradizioni. L'Italia è un paese che aveva un corpo militare glorioso, invidiato in tutto il mondo, come quello degli alpini, e l'ha cancellato dalla faccia della terra, ed è una vergogna. E io, sentendo i ragionamenti e vedendo le violenze, ad esempio, che ho visto nella mia Milano da parte di qualche diciottenne o ventenne rimbambito, noi stiamo studiando come fare, quanto costa reintrodurre un anno di servizio civile, di servizio militare obbligatorio, per reinsegnare un po' di educazione, di rispetto e di convivenza e di solidarietà e di sacrificio, perché si è persa un po' questa voglia. Cose normali. Per far questo, e non vado avanti oltre, se no, anche perché poi immagino che qualcuno voglia fare una foto, altrimenti stiamo qua fino alle 2 del mattino. Però c'è bisogno di voi. Dopo essere andato in Nigeria a ottobre, farò un altro viaggio, sempre giustamente a nostre spese, senza gravare su di voi, e tornerò per la quarta volta in un paese che dovrebbe essere un paese amico con cui lavorare, con cui dialogare, con cui commerciare. E io invece sono preoccupatissimo perché qualcuno, nel nome del Dio denaro,
sta preparando ai nostri figli un futuro di guerra, perché stasera, mentre noi siamo qua a Pinzolo, ci sono 250 carri armati e 40.000 uomini pronti a intervenire. Sapete dove? Contro i terroristi islamici? No, ai confini con la Russia. Ma come cacchio si fa a litigare con la Russia, che ci sta costando 2 miliardi di euro di mancate esportazioni? La Russia deve essere un paese amico, alleato, contro il vero pericolo pubblico che c'è al mondo, che sono i terroristi islamici. Perché quando la Lega dice no alla moschea, non dice no alla moschea per problemi religiosi. Lo dicevo prima, uno può essere ebreo, buddista, valdese, protestante, ateo, cristiano, Hare Krishna o avventista del settimo giorno. Uno può credere agli UFO, può credere alle scie chimiche, può credere a quello che vuole, però nel nome di un Dio, di un solo Dio, in giro per il mondo si taglia la gola, si crocifiggono le persone, si va in Tunisia e si ammazzano a fucilate 37 poveri cristi che stavano prendendo il sole in spiaggia perché sarebbero infedeli. E soprattutto, nel nome di quel Dio e dell'interpretazione fanatica di quel libro, la donna vale meno dell'uomo. E io non do neanche mezzo metro quadro di spazio a una religione come quella islamica, che non riconosce parità di diritti fra uomo e donna, perché siamo tutti uguali su questa terra. E prima cresci tu e poi parliamo della moschea, fra 10 anni, non adesso, perché non voglio che le bimbe che sono qua sotto, se certa gente diventasse maggioranza, devono andare in giro vestite da carnevale. Questo ognuno lo fa a casa sua, dove vuole, quando vuole, però non qua, non qua. E questa è la normalità per cui stiamo lavorando. E dicevo, c'è bisogno di voi. Una signora oggi, scendendo dalla funivia, ho incontrato, non so quanti ce ne sono, ma oggi ho incontrato e ho chiacchierato con tantissimi cittadini che vengono da Roma. E per me, anche lei è di Roma, signora, ha un sindaco in gambissima, complimenti. Glielo invidio, Marino è veramente uno sveglio. Lo mandiamo a Pinzolo, Marino, magari. No, sto dicendo che la battaglia o la vinciamo tutti insieme o la perdiamo, o se non si vince più, come dice la sera, o la perdiamo tutti insieme. Perché io ho la tessera della Lega in tasca dal 1990, io sono del 73, quindi vuol dire che ho fatto la tessera della Lega a 17 anni, oggi di anni ne ho 42, e io ho nel cuore la mia Milano, la mia Lombardia, il mio Trentino, la mia terra e il sacrificio della mia gente. Però mi sono reso conto e continuo a essere convinto che avesse ragione Gianfranco Miglio: l'Italia sta insieme se riconosce le sue bellissime differenze nel nome della responsabilità e del federalismo, perché non può esserci una Sicilia che continua a sprecare miliardi e miliardi di euro e paga 30.000 operai forestali alla faccia vostra. Se se li vuole pagare, se li paghi coi suoi soldi, non con i soldi di qualcun altro. Questo è un principio di normalità. Però cosa ha in meno l'Italia rispetto agli altri paesi? Abbiamo il 70% del patrimonio artistico mondiale, abbiamo le montagne, voce, e su Andrea Murì mi è rimasto l'ultimo, e poi rantolo per terra. Facciamo uno stacchetto musicale. Cosa devo fare? Devo ballare? Arrivo. Vieni qua. Scusate, vado.
Vado a chiudere. Sapete qual è il problema? Che nessuno si aspettava così tanta gente, ed è un'emozione parlare davanti a così tanta gente. Fatevi da soli l'applauso, perché chi ve l'ha fatto fare di venire qua stasera? E quindi altra sirena per la Fornero, e due. No, vi dico che noi vinciamo se tiriamo insieme la gente di buona volontà da nord a sud, superando le vecchie barriere destra-sinistra, fascisti-comunisti. La differenza è fra chi lavora e chi viene mantenuto dal prossimo, fra le persone per bene, i furbetti e i disonesti. È questa l'unica differenza che io vedo. Risolleviamoci tutti insieme e riprendiamoci questo paese. E vado a chiudere. Per farlo io da solo, oggi una signora di Roma mi diceva: Salvini, salvaci. No, avete capito male. Salvini è una persona assolutamente normale, come voi, anzi, sotto questo tendone tanti di voi sono meglio di me. Io ho solo avuto la fortuna, la voglia, il coraggio di prendere in mano una battaglia e di provare a preparare, a pensare un futuro di libertà, di serenità e di lavoro per le nostre terre, per i nostri figli. Io non sono un genio, anzi, ogni tanto qualcuno del PD, quando vado in televisione, mi dice: ma dove vuoi andare, Salvini, che non sei neanche laureato? È vero, ma se i laureati sono come Monti e la Fornero, io mi tengo il mio diploma, non me ne frega niente della laurea, te la lascio la laurea. Perché io ho visitato aziende aperte da gente con la terza elementare e chiuse da gente con la laurea. Quindi non è il titolo di studio che fa la differenza. Bevo. Perdonatemi, ma bevo un goccio d'acqua. Buona, buona, buona. Oh. Oh, un'ultima cosa, scusate. Un'ultima cosa. Vabbè che oggi ho fatto parapendio, però non esageriamo qua. No, vi chiedo un'ultima cosa e poi noi ce la mettiamo tutta. Vi chiedo, siccome in autunno, ripeto, io sono normale come voi, il bello della Lega è che è un partito di persone normali che a volte hanno sbagliato, perché a volte abbiamo sbagliato, abbiamo riconosciuto il nostro errore, e il mio impegno che prendo con voi è di far tesoro degli errori commessi e di non sbagliare più. Abbiamo un'occasione e non me la voglio giocare, però siccome in autunno qua quanta gente sotto questo tendone viene dalla Lombardia? Quanta gente dalla Toscana? Dall'Emilia? Veneto? Ecco, noi stiamo preparando 3 giornate e i trentini? Vabbè, è chiaro che giocate in casa, però sto dicendo che per il 6, 7, 8 novembre
segnatevi queste tre date sulla vostra agenda. Noi proveremo a dare la spallata a un governo di abusivi e di incapaci, però dovremo essere in tanti, orgogliosi e determinati. Se voi ci siete, io ci sono, però mi piacerebbe che, andando via da questo tendone, voi vi portiate via un piccolissimo impegno: a non mollare. Ce li avremo contro tutti, avremo contro la sinistra, avremo contro i sindacati, avremo contro i banchieri, avremo contro qualche pseudovescovo comunista. Non molliamo. Vi chiedo di guardare chi avete in fianco sotto questo tendone, e prima che io scenda da questa ruspa vi chiedo solo una cosa: prendete la mano di chi avete di fianco a voi, e se non lo conoscete tanto meglio, tiratela su. E questo è un impegno che vi chiedo: a non mollare. Su ste mani, a non mollare, perché se stiamo insieme non ci ferma nessuno. Grazie, viva la Lega, viva il Trentino, e buona serata a tutti voi.